questo, è vero questo. Noi consideriamo le persone come individui, li possiamo considerare tantissime storie d'amore, sicuramente. Poi consideriamo le persone come nazioni, come regimi, e allora ecco che vengono fuori delle altre cose. Però mi chiedo questo, come riusciamo a raccontare la storia anche da un altro punto di vista? Mi spiego. C'è una mia amica scrittrice italo-tibe che si chiama Francesca Gherlandi, Gabriella Gherlandi, scusate, la quale racconta tutte le volte della storia d'amore tra suo nonno e sua nonna. Suo nonno era un soldato italiano, un ufficiale italiano, in Etiopia. Sua nonna era una donna etiope, una ragazza etiope. Racconta una storia d'amore, racconta una storia osteggiata, contrastata dalle due famiglie, che non volevano che si sposassero, poi invece loro si sono sposati, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo a me è capitato una volta di scrivere un romanzo ambientato in Etiopia durante il primo colonialismo e ho preso spunto da una fotografia che ho visto in cui c'è una donna etiope seduta e il suo marito, tra virgolette, è una madama, nel senso che loro un matrimonio clandestino, e il suo marito, soldato italiano, in piedi. E già è strano anche in Italia che il marito si impiega la vestita seduta, si tengono per mano. E io ho pensato che quella fosse una bellissima storia d'amore dal punto di vista individuale, però sicuramente quell'uomo in Italia ha un'altra moglie e la moglie in Italia non ce la può portare, la moglie di Dio, la quale è una madama, ha diritti diversi dalle altre donne. Magari la loro è una bellissima storia d'amore, però il punto di vista da cui possiamo guardare è diverso. Come si fa a raccontare una storia corale come questa mettendo dentro tanti punti di vista diversi e mettendo dentro sentimenti che sono genuini, spontanei e allo stesso tempo però dietro la guerra, il regime, la politica? Like this, but that's not how it happened.
The Italians want to say they never dropped poison bombs, but here somebody suffering from the bomb. So I needed the different voices, and what I'm talking about is a human, or it's human complexity. We are all complex beings, and as a writer, I needed different voices to create that complexity, because none of us in this room are completely the way that we want other people to imagine us to be. But imagine if we had other voices that are part of us saying, no, Maza wants you to think this, but that's not who she is. Or Carlo wants to think this, but that's not what happened. I needed the novel to contain that. And if the Italians have to contain that, my Ethiopian characters also have to contain all those complexities, because they're human on both sides. Perché è chiaro che per me come scrittrice accendermi a scrivere un libro e cominciare dai personaggi italiani, ma lo stesso vale anche per i personaggi diciamo chiaramente. Come prima cosa ho dovuto chiedermi, ma qual è la storia? La storia che cos'è? Cioè io scrivo un libro che si ambienta, si situa in un momento storico, ma la storia che cos'è? O meglio, come la definiamo la storia? Come si definisce? Questa è la prima domanda, da qui si deve partire tutto. Perché in realtà, cioè, per me la storia può non essere altro che una serie di narrazioni scritte da persone, ma ciascuna di queste persone non lo posso mai dimenticare, ha i suoi errori, le sue false credenze, i suoi pregiudizi, ha alcune di memoria. Non siamo... cioè, a volte non sappiamo proprio tutto. Allora, se questa è la storia che si è tramandata da secoli riguardo alle circostanze, delle colonizzazioni, italiane, e così via, io come scrittrice mi devo porre la domanda di come si fa a scrivere un libro basato su quel determinato momento storico. La risposta è questa: ho avuto bisogno, come dici te, di un coro che in qualche maniera facesse da contrafforte o resistente, insomma, io scrivo un libro su una certa storia, su quel momento storico, può sempre arrivare qualcuno che mi dice non è andata così, e questo succede con tutti i personaggi, e a me serve ogni volta qualcuno che dice non è così, ma questo ha bisogno di pensare, di far credere che sia andata così. Quindi, l'abbiamo già detto, italiani, brava gente sì, ma in guerra le cose sono parecchio diverse. Ed è per questo in fondo, è questo che mi ha guidato, questa considerazione. Ho bisogno di un'altra voce che dice, per esempio, guarda che Fucelli vuole che tu pensi o creda questo, ma non è così. Ci sono tanti italiani che hanno preso parte alla guerra, che hanno negato che le forze di occupazione abbiano usato bombe e sostanze tossiche, no? Ma ecco le persone che ne hanno sofferto di quelle bombe, di quelle sostanze tossiche. Ad ognuna delle affermazioni occorreva un contrastare, un contraddittorio in qualche maniera. Quindi è questa la necessità. Se uno vuole scrivere un libro che cerca di abbracciare la complessità, che è la complessità degli esseri umani, come scrittrice avevo bisogno di voci che venissero creando tutta questa complessità. Ed è una situazione complicata da scrivere, perché in nessun caso non siamo, anche noi che siamo qui seduti, possiamo pensare di essere qualcosa, ma gli altri penseranno di noi facilmente quello che vogliono credere, e voi potete pensare che io, Maza, pensi una certa cosa o credi un'altra, e che Carlo voglia che voi crediate qualche cosa. Insomma, per contenere tutto questo, tutta questa complessità, che come ripeto è la complessità umana, mi serviva proprio quello che